Marco Gai è il nuovo presidente di Unione Industriali Torino per il quadriennio 2024-2028. Ad eleggerlo l'assemblea composta dai rappresentanti delle 2212 aziende associate che impiegano complessivamente oltre 116.000 addetti. Gai è il 21esimo presidente eletto. Insieme a lui è stata votata anche la squadra dei vicepresidenti, composta da Gabriella Marchioni Bocca con delega Europa, Antonio Casu con delega Smart Mobility, Alberto Dal Pozzo con delega Relazioni Industriali e Filiere, Giorgia Garola con delega Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti, Marco Lavazza con delega ESG e Sostenibilità, Emanuele Musso con delega Organizzazione e Sviluppo Associativo, Tatiana Rizzante con delega Digital Technologies e AI Marco Zoff con delega Industria dell'Aerospazio. Faranno inoltre parte del Consiglio di Presidenza Barbara Graffino, presidente del gruppo Giovani Imprenditori, e Filippo Sertorio, presidente della Piccola Industria. Sicuramente è un momento congiunturale complicato, è un momento in cui c'è un rallentamento nell'economia e quindi la prima sfida è lavorare insieme con gli associati, mettendo gli associati al centro, come sono sempre stati, ma ancora di più dell'attività dell'Unione per il rilancio industriale, economico e sociale della città. Per questo è imperativo dover collaborare, lavorare con le istituzioni locali tutte nella visione comune di una politica industriale per il territorio che riguarda le nostre filiere in cui siamo protagonisti a livello nazionale e internazionale. Sicuramente abbiamo progetti di grande impatto, parto da I4 Industry, quindi la Fondazione per l'Intelligenza Artificiale, che sarà una cinghia di trasmissione straordinaria rispetto alla grande capacità manifatturiera e innovativa che abbiamo con le nuove tecnologie. C'è la città della salute, c'è la città dell'aerospazio, che determina uno sviluppo industriale ulteriore e nuovo in cui le competenze che ci sono possono andare oltre. E poi c'è tutto il grande mondo dei semiconduttori, che come filiera e come territorio ci vede protagonisti. A questo riferisco che c'è un'eterogeneità industriale che in questi 20 anni ha saputo reagire alle difficoltà del mercato e ha saputo portare Torino comunque a crescere in linea con le altre città italiane e in linea con le altre grandi città industriali europee. Cosa porterà lei a livello personale nel lavoro di questi prossimi 4 anni? Io porterò sicuramente la mia competenza dal punto di vista sia industriale e lavorativo, quindi il mondo dell'innovazione che mi appartiene da oltre 24 anni, messa a servizio però dell'industria. Oggi siamo davanti a un binomio indissolubile fra prodotto e servizio che crea valore aggiunto e la mia competenza anche a livello associativo, realizzata negli anni collaborando con le tante aziende e con i tanti imprenditori e manager del territorio, sarà un punto su cui lavorare e con cui produrre dei risultati. È sicuramente un grandissimo lavoro perché, come ha già detto il nostro Presidente, molte decisioni vengono portate avanti dai tavoli europei e vogliamo con questa mia delega essere più collegati, essere più da Trade Union anche con il lavoro che Confindustria Bruxelles sta facendo in questo momento e soprattutto cercare di essere anche più protagonisti. Il fatto della neutralità tecnologica o anche altre scelte che a volte vengono fatte dall'Europa sono decisamente importanti se vengono magari non contestate ma comunque migliorate in fase di elaborazione. Dunque bisogna esserci, essere presenti in maniera tale che le nostre aziende, che sono leader di mercato in tantissimi settori e in tantissime filiere, possono avere quel ruolo da protagonista. E parliamo di territorio, non solo automotive, ma hai parlato prima dell'importanza intelligenza artificiale dell'aerospazio, quali sono le prospettive? L'intelligenza artificiale, esattamente come tutta una serie di strumenti ad ausilio delle nostre imprese, si devono basare su una capacità di produrre e di progettare che il nostro territorio possiede. È assolutamente evidente che le sfide che l'industria aerospaziale richiedono oggi portano ad avere uno strumento in più e uno di questi strumenti è l'intelligenza artificiale. Anche da questo punto di vista il nostro territorio deve trovarsi pronto perché è presente la fondazione dedicata all'intelligenza artificiale, ma soprattutto sono a disposizione dei saperi e delle competenze che possono essere diffuse anche attraverso aziende di dimensioni più piccole e la forza della nostra filiera sarà proprio questo passaggio.